Buongiorno cari amici di Visione TV, benvenuti al primo controcanto della settimana. Anche oggi leggeremo i giornali più venduti, i giornali che leggono più, che vendono più copie e che ci aiutano a capire meglio cosa succede in Italia e nel mondo senza mai mentire, ma servendo sempre e solo gli interessi della eh, verità. Cominciamo con il Corriere della Sera, ecco il giornale più venduto di tutti, eh, diretto da Luciano eh, Fontana e nelle mani di Urbano Cairo. Ecco, vediamo come apre oggi questo eh, strumento di informazione neutra, dice manovra stretta sul reddito, più controlli <coughs> e assegno ridotto a chi rifiuta il lavoro, pensioni, le ipotesi per l'accordo, il Consiglio dei Ministri entro giovedì. Unicredit e Tesoro... Interrotti i negoziati su MPS, ecco, il caso Monteipaschi di Siena è indicativo della bravura di Mario Draghi, ecco, lui da presidente della Banca d'Italia fece un lavoro eccezionale a difesa del Monteipaschi di Siena, come tutti voi ricorderete. Il governo studia il piano B, ecco, insomma, se studia il piano B che però tristemente ricorda anche il lato B. Ecco, quindi, non vorremmo che ci fosse un messaggio. Occulto. però la notizia del giorno vera <coughs> è un'altra. Allora, cari amici, io devo dire la verità. Io sono un po' preoccupato perché queste piazze dei Novax, No Pass, No Mask, No Global, No, -no Tutto, ecco, no, no Passaranno. Cioè, tutte queste piazze sono popolate da una fauna, una selva, sempre più pittoresca. Noi fino a qualche giorno fa sapevamo che c'erano i fascisti, c'era quel castellino, lì Castellito, non mi ricordo come si chiama, che stava sempre in tutte le piazze, guarda caso il Corriera, la Repubblica lo riprendevano sempre, insomma ci tenevano a sapere se Castellino c'era o no, se non c'era chiedevano ma dov'è Castellino, dove è andato, ma perché non si vede. Adesso che Castellino è stato arrestato non è che possono dire che sono piazze di persone normali, famiglie, lavoratori, anziani, bambini, gente semplicemente che protesta contro... Un potere infame che ha introdotto una dittatura politica mascherata da emergenza sanitaria. No, il problema è più serio perché adesso, e lo dice il Corriere, ma lo dice anche Repubblica: nelle piazze hanno trovato i nazisti e pure i brigatisti in una strana e pericolosissima alleanza. Questo succede a Milano. Ecco, andiamo, pagina 12: Corteo no pass, un fermo e 83 denunciati. A nove neonazisti contestata l'apologia del fascismo, la Digos segnala all'antiterrorismo l'ex BR eh, Ferrari. Quindi insomma vedete un po' come sono pericolose queste piazze dei Novax dei Nomax, ora loro non lo dicono però le nostre fonti ci fanno sapere che nelle piazze di tutta Italia sabato prossimo dov dovrebbe farsi vedere perfino Skeletor. ecco ve lo ricordate quello lì cattivissimo? Che ce l'aveva con i men, alla fine perdeva, però anche lui e con Ino Paz e con Ino Mask hanno visto un gatto negli ultimi incontri che somigliava a Birba, quel gattaccio nelle mani di Gargamella. Insomma, la situazione, amici, si fa sempre più grave, tutti più cattivi. Ecco, la Digus sta cercando di capire. Chi è che coordina tutti questi personaggi? Come fa Skeletor a incontrarsi con Gargamella? Gamba di legno magari non si è visto, forse perché non ce la fa deambulare, verrà forse ad un incontro statico e non dinamico, però il fatto è serio. Il commissario Basettoni insieme a Zenigatta punta su Tana delle Tigri. Leggiamo l'articolo di eh, Cesare Giuzzi. Ecco, leggiamo. Ci sono i due opposti estremi. Tra gli 83, cioè parte così, non è che dice c'è stata la manifestazione indetta per protestare contro il Green Pass applicato, misura applicata in Italia, unico caso al mondo, anche il Washington Post ha dichiarato che si tratta di una misura illiberale che trasforma l'Italia in un paese sudamericano. Ecco, questa sarebbe la verità, però era brutto partire con la verità. Poi si sparge la voce che quelli del Corriere dicono la verità e dà fastidio. E allora dice così: ci sono i due opposti estremi tra gli 83 denunciati per il corteo No Pass di sabato. Gli agenti della Digos hanno segnalato al capo del pool antiterrorismo della Procura Alberto Nobili, l'ex irriducibile brigatista Paolo Maurizio Ferrari, 76enne, il leader del movimento neonazista varesino dei 12 Raggi, ecco che non è un'officina per riparare le gomme delle biciclette, il 42enne. Alessandro Limido, con lui sono stati denunciati anche otto militanti del gruppo di estrema destra per apologia di fascismo, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio, violenza per tutti, anche il foglio di via da eh, Milano per un anno e mezzo. Ecco, poi, tra un anno e mezzo potete tornare. Per l'ex terrorista Ferrari, 30 anni di carcere alle spalle, mai dissociatosi dalla lotta armata, invece le accuse sono di manifestazione non preavvisata, violenza, interruzione di pubblico ufficio. Ma Ora, questo, questo qui, insomma, io non lo conosco, insomma, se ha fatto 30 anni di galera, va bene, però ho capito, uno che si presenta che ha fatto 30 anni di galera in una piazza, significa che tutte quelle persone sono lì per lui, o che la piazza appoggia... Eh, abbraccia le, la lotta armata. Cioè che cosa volete dire dicendo che in mezzo a 100.000 persone ce n'è uno che ha un passato burrascoso? Qual è la notizia? Che cosa significa? Che sta organizzando questa una nuova lotta armata? E allora il fatto che scriva uno come, eh, come si chiama quell'altro lì, ora non mi ricordo il nome, quello di il fondatore di Lotta Continua, Adriano Sofri, che è stato condannato con sentenza passata e ingiudicato per l'omicidio calabresi. che Scrive per il foglio cosa significa? Che tutti quelli che comprano il foglio sono favorevoli ad andare a sparare alla gente, cioè, ma che tipo di giornalismo è? Dice: L'altro ieri erano ancora oltre 10.000 i manifestanti in piazza. L'appuntamento del sabato in piazza Fontana catalizza ormai le proteste dell'intera regione. In corteo ci sono i militanti di estrema destra, estrema sinistra, eh, ma la gran parte è composta da realtà slegate da dinamiche politiche. E allora se tu lo sai, <coughs> ti lavi la coscienza con, un, con due righe a fine articolo, cioè dopo che hai scritto che ci sono le BR, che ci sono i nazisti, che c'è Goebbels, che si narra che stia arrivando Skeletor che Birba è stato sguinzagliato per prendere i puffi cioè, dopo che hai detto una serie di cose una più scema dell'altra l'unica cosa vera che dici nascosta sul finire dell'articolo è che quella è una piazza di persone normali, lavoratori, bambini, donne uomini, anziani che semplicemente non vuole vivere in un paese dittatoriale governato da un uomo come Mario Draghi mai votato da nessuno ma se la verità è così palese, è così evidente tu perché ti devi... certo, se vai in una piazza... Con un milione di persone, magari uno che ha avuto una condanna per, per qualcosa lo trovi, ma questo è giornalismo? O si, chiamano, o si chiama manipolazione? Come si chiama Cesare Giuzzi? Dove l'hai fatto? Chi te l'ha insegnato a te il mestiere? Ecco, ma composto anche da frange no sempre più radicali e violente, verso polizia, stampa e istituzioni. Allora, Cesare Giuzzi, gli unici violenti sono quelli del ministero dell'Interno. Che hanno bastonato a Trieste gente che pregava in cerchio per resistere di fronte a una violenza cilena. Quindi, se tu parli di violenza, l'unica violenza vera è di Stato. E se ti riferisci alle questioni romane con, con i presunti fascisti che hanno assaltato la serie della CGL, dovresti sapere che quelli li hanno scortati lì proprio i poliziotti. Quindi, di che cosa parli? E se conoscessi un po' di storia, sapresti che tutte le grandi stragi, dagli, da Piazza Fontana in poi, vedono sempre lo zampino di uomini che bene o male. Frequentavano il Viminale, tu la conosci un pochino la storia, Cesare Giussi Vuoi che ti mandiamo un libro sui fatti di Genova o sulle stragi di Capaci? Quali vuoi che ti mandi? Dacci l'indirizzo, mandaci una mail che ti mandiamo un bel libro così capirai che i violenti, quelli che magari organizzano fatti gravi e sanguinari per davvero, spesso lasciano le impronte nei luoghi delle istituzioni. E ecco, se non lo sai, ti aiutiamo noi a eh, ricostruire la storia di questo paese ora. Andiamo avanti perché c'è questo, come lo vogliamo chiamare, come editorialista, editorialista, del Corriere della Sera che si sente molto intelligente. Questo si guarda allo specchio una mattina e dice però che bella carriera che ho fatto, sono diventato penna di punta del giornale più venduto d'Italia, chi l'avrebbe detto, a scuola la maestra mi metteva 5, invece adesso sono diventato una persona e si compiace evidentemente della sua carriera, della sua intelligenza. Si chiama Goffredo Buccini, questo qui Buccini, ma non c'è l'H dopo le due C, solo la I, c'è BU, vi faccio lo spelling, C, C, I, N, I. Goffredo Buccini che scrive dall'alto della sua sapienza, perché è un uomo umile, questo che sa che insomma, la verità non ce l'ha solo lui, è un uomo umile però intelligente, dice l'illusione del sapere facile. Ecco proteste e No Pass. Quindi i No Pass pensano di sapere e invece non sanno. Buccini senza H invece sa. La linea di faglia, dice Buccini che ha segnato il Novecento. Lui sì che la conosce la storia, non come quello di prima, tra chi ha e chi non ha. Ecco, chi ha avuto, ha avuto, avuto, potresti dire, chi ha dato, ha dato, ha dato, già fa dei riferimenti colti, perché è colto lui, gli altri sono ignoranti, lui è intelligente, si è approfondita nel secolo della rivoluzione digitale di un'ulteriore frattura tra chi sa e chi non sa. Ah, quindi eh, vedete come è? è un sociologo anche, quindi lui dice nel Novecento la divisione era tra chi ha e chi non ha, adesso è tra chi sa e chi non sa. Poi sarà magari tra, non so, tra chi vuole bene a papà e chi a mamma, cioè quale sarà poi la nuova buccina? Però sono teorie, non è che le dobbiamo liquidare così. Le più recenti vicissitudini, dice, generate dai movimenti ostili ai vaccini, e eh, ai passaporti vaccinali, ma perché siete ostili? al passaporto vaccinale. Non è bella una società divisa in caste a seconda di chi ha fatto più vaccini, magari chi ha il passaporto con dieci timbri vaccinali può fare quello che vuole. Chi ne ha di meno eh, deve vivere con più ristretto, ma non è bello un mondo così. Perché non vi deve piacere? Perché siete no e nemici della scienza. Ecco, ce lo raccontano le piazze di Trieste, percepita come capitale italiana dei no pass Ecco il capoluogo Giuliano è diventato simbolo, catalizzatore di quel grumo eterogeneo. Ecco, cos'è il grumo? Cioè fa paura il grumo eterogeneo, non è una cosa brutta, proprio informe probabilmente. C'è un grumo eterogeneo che, come diceva, ecco, il, il, il grumo eterogeneo che il sociologo Colin eh, Campbell, ecco, forse tu Buccini conosci meglio Naomi Campbell più che questo. Comunque chiamava già negli anni 70 Cultic milieu, un underground intellettuale della società dove tutte le idee balzane si mescolano e rifioriscono. Ecco, a ogni saggio ortodossia dominante corrisponde l'eterodossia che fluisce carsica. Guardate com'è poetico questo, poi uno dice che è ignorante, Buccini invece è sapiente, quindi lui sta dicendo noi siamo l'ortodossia seria. Quella che ad esempio proponeva la e difendeva la guerra preventiva in Iraq facendo milioni di morti, ma all'epoca quelli forse non erano vaccinati quindi potevano anche morire, i 500.000 bambini iracheni come ammesso da Albright morti in conseguenza dell'embargo stabilito dagli occidentali applauditi dai giornali di Buccini, quella era una saggia ortodossia. Le misure di austerità che servivano per contenere il debito e hanno massacrato i greci, hanno aumentato la mortalità infantile in quel paese, erano saggia ortodossia, mentre i cattivi siamo noi, così come oggi. Oggi è saggio difendere la vaccinazione ad ogni costo, sicuramente ha fatto bene questo clima di isteria. Ecco, Ditelo magari alla famiglia di Camilla Canepa, ecco, che forse non sarà d'accordo con Bucci. Ecco, Comunque loro sono saggi, sono buoni, perché loro la sanno la verità, mentre noi, come siamo noi? Un, un grumo, come siamo? Non manco mi ricordo. Il grumo com'era? Una cosa brutta, insomma il grumo eterodosso, il grumo che fa schifo. Continuiamo con Buccini, ecco perché Buccini comunque insomma pensa che anche gli inferiori, insomma, come quelli del Grumo, hanno diritto a possono migliorare, c'è speranza anche per il Grumo. Dice nel Nuovo Secolo la platea di chi non ha e quella di chi non sa tendono a sovrapporsi. Ecco, qui ricorda atmosfere un po' scalfariane, cioè quando lui diceva: Ma i poveri sono un'umanità inferiore perché devono solo soddisfare istinti primari. Quindi, sono un po' come le bestie, insomma, si possono accarezzare, però, non è che sono come noi che siamo gli illuminati, che sappiamo che abbiamo ricevuto il Verbo, che abbiamo la conoscenza infusa, che siamo la scienza con l'H finale. I poveri, siccome sono poveri, non hanno il tempo di leggere, di migliorare, fanno così, insomma, ululano, ma non è che ragionano, mentre Buccini sa, <coughs> bravo Buccini, quindi tendono a sovrapporsi, perché la buona formazione è tornata a farsi privata e censitaria, ecco, quindi dice chi ha i soldi, ecco, sei sicuro tu che funziona così, cioè che chi ha i soldi è colto, ecco, allora Fedez dovrebbe avere il premio Nobel, ti sembra un intellettuale ad esempio, non so se sei sicuro della tua tesi. Eh, il digital divide somiglia molto al ponte levatoio del castello dal quale si lanciano avanzi di sapere alla plebe sotto le mura. Ecco, quindi lui è nel castello: è bella questa immagine. C'è Buccini nel castello col ponte levatoio aperto, così la plebe non lo disturba. E lui dalla, dal balcone lancia: non lancia brioche alla, alla plebe, eh, non lancia pane, non lancia baguette, Che quella è la famosa banda della baguette, Lancia libri e sapere. Quindi sono tutti lì pronti a ricevere un foglio, insomma, almeno una parola di sapere che il buon buccini lancia dal castello. Ecco, si tratta di andare oltre la famosa invettiva del 2015 sulle legioni di imbecilli da bar dotati di colpo via internet della facoltà di parola pubblica dei premi no. Ma perché parlate? Se non siete buccini, se non avete letto, se non avete il ponte levatoio, se non siete sul castello, perché dovete parlare? Siete il grumo che è brutto, il grumo in forma, perché parlate? Non potete stare zitti, siete sicuri di avere la bocca per parlare e non per mangiare? Buccini vi invita ad un dignitoso silenzio. Deve parlare Buccini, è chiaro, fate un po' di silenzio. Lungi dall'essere il web, dice la SEB, eh, che dice? Un inno aristocratico, no, il suo non è un inno aristocratico contro il web, a lui il web gli piace. La, la Sai abusata sortita di Eco poteva reggersi proprio quale asprone a riscattare gli imbecilli da bar. Cioè se c'è un imbecille, l'imbecille va migliorato, l'imbecille può diventare mh, intelligente, può diventare come buccini. Se vi impegnate, manica di imbecilli, un giorno potrete scrivere sul Corriere della Sera. Non ci credete, secondo voi nessun imbecille c'è nel Corriere della Sera. Invece no, c'è speranza anche per voi. Ecco, basta dotarvi di strumenti di eh, lettura. Ecco, c'è un problema di verità anche dalle nostre parti, purtroppo ben oltre i confini comunali di Trieste. Ce lo dicono i lavoratori fantasma che a centinaia di migliaia in Italia continuano a rifiutare il Green Pass, bollandolo come strumento di dittatura sanitaria o peggio ancora s'avventurano a spiegare in pubblico che anche il nazismo è nato così, stigmatizzando una minoranza, ma non è vero, non è, un, è uno strumento di libertà il Green Pass, se non avete il Green Pass e, e non potete uscire, non potete mangiare, non potete lavorare, questo è uno strumento di libertà, non è un vile miserabile ricatto finalizzato soltanto a creare un'umanità separata che per giunta non serve a nulla dal momento che ad una settimana e oltre dall'introduzione del Green Pass sono accadute due cose incontestabili, primo non è aumentato il numero dei non vaccinati perché quelli che volevano resistere prima stanno resistendo anche ora sotto ricatto, Due, anziché migliorare la situazione epidemiologica, dopo l'introduzione del Green Pass anche nei luoghi di lavoro è peggiorata. Però queste cose sono troppo banali, Buccini non le dice, perché sono cose, insomma, il popolino le dice queste cose. La verità è fatta, diciamo, la, la sa solo Buccini. Nel bel saggio Menti sospettose, ecco, lo psicologo, vedete come studia, Rob Brotherton mette in guardia dalla presunzione di sapere diffusa dal web, dice l'università di Google è ben frequentata, dice Ronico, e dopo aver visto su YouTube qualche video sulle demolizioni controllate possiamo sentirci dotati di ingegneria strutturale al ritenere contrariamente al parere concordo degli esperti che il crollo delle torri gemelle fu appunto una demolizione controllata. Ecco ti dico invece Buccini che ci sono degli studi depositati da quelli che difendono i parenti delle vittime dell'11 settembre, tantissimi indipendenti che invece dicono esattamente il contrario di quello che dici tu, cioè tu stai dicendo una fake news perché non è vero che tutti i pareri degli esperti sono concordi, anzi Esistono studi precisi che ritengono improponibile, impossibile, la dinamica, per come raccontata nelle carte ufficiali: cioè che quelle torri non potevano crollare senza punto di caduta, in virtù della, dei colpi subiti dagli aerei che abbiamo visto sprecellarsi contro le Twin Tower. Perché quel tipo di crollo non è concepibile con il colpo subito ecco questo non lo dicono eh, diciamo tutti i visionari o gli imbecilli da bar lo dicono fior di scienziati esistono fior di inchieste che testimoniano quello che sto dicendo ad esempio ce n'è una che si chiama zero che puoi guardare anche tu sul web ecco però attento guardala poco perché dopo un po che stai sul web potresti iniziare a sentirti imbecille pure tu e noi non vogliamo prenderci questa responsabilità ecco ciao Buccino. andiamo avanti perché la scienza non sbaglia mai, la scienza, ripetetelo con me, la scienza non sbaglia mai. La scienza non sbaglia mai, la scienza vince sempre, la scienza è giusta, la scienza invece ha sbagliato. Casi in aumento, il CTS dice probabile la seconda dose per chi fece Johnson Johnson. Quindi, fino a ieri, Johnson Johnson è monodose, ve ne basta una. AstraZeneca è sicuro perché ha più di 60, perché ha meno di 60, un po' meno e un po' più. Eh, gli altri non si, vaccini non si possono mescolare, i vaccini si mescolano. Adesso invece tutte le certezze di prima sono state cancellate perché la scienza ha sempre ragione. Ecco, però soltanto quando lo dicono loro, se lo dite voi che c'è qualcosa che non torna, che non funziona, siete complottisti. Se se lo dicono da soli che hanno sbagliato, è la scienza. Mi sembra tutto chiaro, funziona così. Dice l'Italia torna indietro. Dice questo articolo di spalla del Corriere. Di quasi un mese nella guerra al Covid. Chiude una settimana con infezioni, tassi di positività dei tamponi molecolari, ricoveri e decessi. Tutti il rialzo. Sul fronte vaccinale, il coordinatore del CTS Franco Locatelli ritiene probabile che chi ha ricevuto il monodose Johnson Johnson possa vedersi somministrato un richiamo. Con un vaccino mRNA che avrebbe il vantaggio di generare una risposta immunologica migliore, dice negli ultimi 7 giorni i nuovi positivi sono stati 23.305 più 32,4 rispetto alla settimana precedente. Ora, come tenete voi insieme queste due narrazioni che non possono stare insieme? Se da un lato dite siamo a posto, il paese sta uscendo dall'emergenza perché abbiamo vaccinato oltre l'80% dei cittadini italiani. Avete introdotto il Green Pass dicendo che avrebbe aiutato il contenimento di questi focolai e adesso invece accade l'esatto contrario, cioè i contagi salgono nonostante siano stati vaccinati tutti, compresi gli animali e le piante grasse. Il Green Pass non ha prodotto nessuna diminuzione dell'aumento dei contagi, quindi chi è che mente? Perché continuate a mentire? E perché voi vi fidate di questa gente che mente in continuazione? Perché vi dovete far iniettare di continuo farmaci sperimentali? senza sapere neppure quanto durerà la terapia che vi viene proposta, quali è vero, vera, per davvero l'efficacia del, del farmaco che vi viene inoculato. Ma secondo voi è normale andare dal medico e il medico vi dice vabbè fai una cura di 5 giorni, poi ritorni e dici no vabbè sai alla fine l'antibiotico non lo prendere per 5, prenderlo per 30 giorni, Dice cioè, non funziona questo, lo mischiamo con, con un altro. Ma secondo voi è normale, questo, è scientifico questo modo di fare? Uno va a fare un vaccino qualsiasi e te lo cambiano ogni tre mesi, non sai precisamente quanto, quanti richiami dovrai fare. Cioè, tutti quelli che hanno, che hanno vaccinato i bambini, i ragazzi, sanno che esiste un piano vaccinale, non è che si va a casa o che cambia ogni quarto d'ora. Esiste un piano vaccinale che, bello, sbagliato, bu buono, sbagliato che sia, ha comunque una costruzione che rimane lì, cristallizzata. Non è che ogni quarto d'ora uno cambia, dice ieri che hai fatto il morbillo, oggi te lo rifaccio. Eh, invece tolgo uno e ne metto un altro questo, questo non è, è un modo serio questo di procedere cioè ora Johnson Johnson prima era monodose, ora non va bene più e quelli che lo hanno fatto convinti di essersi immunizzati per sempre visto che li avete tormentati dicendo che era sicuro al 100% che aveva un tasso di sicurezza del 97 del 98 quindi li avete presi in giro tutti e perché se avete mentito fino a ieri vi dovremmo credere oggi perché lo dice la scienza o lo dice Buccini che ha la scienza infusa. Posiamo questo giornalaccio e andiamo a leggere. Ecco il bastone. Questo è davvero il bastone più cattivo di tutti nelle mani dell'oligarchia di Davos. Questa è proprio La Repubblica. Eccolo qua questo è proprio Puzza di Zolfo. Questo è il giornale lontano un miglio. è il giornale degli El Canagnelli è diretto da Sambuca Molinari. Vediamo di cosa ci parla oggi. La Repubblica dice pensioni. La riforma di Draghi, la Lega tratta, dice i sindacati no. Per il governo inevitabile il ritorno graduale alla Fornero, ma si media, media sull'uscita a 64 anni, dice Letta. Le quote sono sbagliate, slitta il Consiglio dei Ministri di domani, non c'è accordo su come usare gli 8 miliardi destinati al taglio delle tasse. I giovani precari e sottopagati resteranno al lavoro, oltre i 70 anni. Ora io voglio dire, ma ehm, Salvini è impazzito o c'è qualcuno che si sente Salvini? Perché dopo aver rinunciato a tutto, adesso vuole tornare persino alla Fornero, cioè ha passato gli ultimi dieci anni a individuare la Fornaro come esempio, come sublimazione, come sintesi di tutto il male in politica e adesso che glielo dice Draghi invece è d'accordo a ritornare a quel tipo di proposta. Io non so se quest'uomo diciamo, è lucido o semplicemente è ostaggio di, di qualcun altro. Obiettivamente strana la metamorfosi di questo personaggio. Andiamo a pagina 10, perché? perché Secondo Repubblica a Londra sono tormentati. Ecco, vediamo quei tormenti di Londra per gli errori sul virus, dice ora pass e mascherine. Eh? E chi lo dice questo? Cioè è un virgolettato da attribuire a chi? In genere i virgolettati si attribuiscono a qualcuno. Chi lo dice invece ora pass e mascherine? Lo dici tu? Enrico Franceschini che ha scritto l'articolo, perché chi è che ha detto ora passa e mascherina? Di sicuro non l'ha detto Johnson né il ministro della sanità inglese. Provate a comprare i giornali inglesi, guardateli online. Andate a guardare i giornali inglesi e vi accorgerete che tutto questo panico che raccontano i giornali italiani esiste solo nella redazione dei giornali italiani che per giustificare la svolta autoritaria di Mario Draghi allora fanno finta che Londra si è pentita di avere abolito le mascherine il distanziamento, di essere tornata a vivere serenamente con, con spazi eh, vissuti, senza panico, senza stress, senza ansia no? allora vogliono far credere che gli inglesi adesso siano tormentati per i gravi errori fatti perché a differenza degli italiani che sono previdenti, che hanno che hanno amore per la salute della gente, loro invece sono degli irresponsabili, ma naturalmente è tutto falso. Le stesse cose le dicevano con Brexit, sempre questi giornalacci, vi ricordate quanto mentivano dicendo gli inglesi si sono pentiti della Brexit, vogliono, non vedono l'ora di tornare in ginocchio da Merkel, e da Monti, gli manchiamo tantissimo. Ecco, avete visto poi insomma come è andata proprio come dicevano loro, perché loro non mentono, sono quelli in rete che mentono, loro non dicono fake news. Pressioni dopo il boom di contagi, boom, Johnson resiste, ecco all'angolo Johnson ma resiste. Ecco, se aveva un fratello gemello diventava Johnson e Johnson come il nome del vaccino, peccato che uno solo, se no dava più sicurezza ai Provax. Dice basterà la terza dose, modello italiano con protezione al chiuso e certificato nei luoghi affollati. Piano B, dice Enrico. Franceschini chiedono con crescente insistenza l'opposizione laburista, i capi della sanità pubblica eppure gli scienziati. Non ce n'è bisogno, risponde il Ministro delle Finanze che si chiama Sunac, ecco, eh, già la risposta è nel cognome, no? Quando gli dicono le volete fare queste cose, risponde Sunac e là già capiscono che non è altro. Rifiutando perfino di indossare la mascherina nell'affollata camera dei comuni. Ecco, d'altronde Sunac eh, sa quello che fa. Eppure, dopo quasi due settimane, con più di 40.000 casi al giorno, il governo starebbe cominciando a considerare la possibilità di misure per limitare la pandemia. Ecco, ora ci sarà un mix in inverno. Hanno scoperto quelli di Repubblica uno grande scoop, amici. Segnatevelo. A Repubblica sanno che dopo l'autunno viene l'inverno e che generalmente in inverno aumentano i raffreddori e le malattie respiratorie come bronchiti, polmonite, insomma è davvero una notizia che non avremmo mai voluto sentire, effettivamente i mesi freddi sono più um, eh, propensi a aumentare il numero dei raffreddori, mi dispiace darvi questa notizia, purtroppo c'era chi pensava che dopo l'autunno veniva l'estate, invece no, dopo l'autunno purtroppo viene... L'inverno, a Repubblica lo sanno e ce lo fanno sapere. Dice tuttavia il primo ministro continua a dire che i, mini, che i vaccini sono la nostra soluzione. Ecco, invece non lo deve dire. Fino a ieri lo doveva dire, adesso non lo deve dire più. Johnson, che non è il capo dei vaccini, Johnson e Johnson, è Boris Johnson, il capo dell'esecutivo, ha esortato tutti gli aventi diritto a prenotare il richiamo, ovvero la terza dose. Per i cittadini al di sopra dei 50, affetti da particolari patologie. Ecco, le patologie psichiatriche non c'entrano, ecco, quello le trovate nelle redazioni dei giornali. Downing Street punta a per tenere la pandemia sotto controllo. Cosa, a cosa punta? Alle inoculazioni, senza bisogno di obbligare la popolazione a indossare le mascherine protettive o a presentare il passaporto vaccinale. Quindi guardate come sono intelligenti queste di Repubblica. Dentro l'articolo dicono che il Ministro delle Finanze su una con rispetto parlando non, non ce l'ha con nessuno di voi si chiama proprio così dice che non torneranno più alle mascherine e alla, al distanziamento e lo stesso lo dice jones nel titolo però in alto guardate come, come sintetizza ora passa in mascherine. ma allora lo cioè, ma, ma scusami ma se sta dicendo che di no perché devi dire chi lo dice ora passa quello sta dicendo che non lo fa perché tu devi mettere nel titolo il contrario di quello che dice lui Forse perché anche a te ti piacciono le fake news, da quando non c'è Alberto Dargenio e non sappiamo che fine ha fatto, voi di Repubblica in fake news vi state davvero, diciamo, state andando fuori dal seminato, torna Alberto, Alberto, torna, non è più il momento di stare lì in Tibet sette anni, scendi dalla montagna, non fare come Zaratustra, c'è bisogno di te, Alberto Dargenio che combatti le fake news, torna perché i tuoi colleghi stanno esagerando. Basteranno i vaccini per evitare agli inglesi un nuovo lockdown? A Natale il 79% della popolazione adulta ha avuto due dosi, ecco, e non sono bastate, ne dovete avere di più dosi, 3, 4, 5, 100 dosi, 1000 dosi, non vi dovete fermare mai, quando vi fermate non vi fate una dose, il virus torna, fatevi più dosi. Tutto dipende dai ricoveri, in crescita, ma non ancora a livelli insopportabili. Certo, l'opposizione di Downing Street a mascherine e passaporto vaccinale sembra difficile da comprendere, specie alla luce del fatto che le mascherine le vendono gli editori di questi giornali. Quindi, se nessuno le compra, questi che le fanno a fare, perché gli Elkane devono perdere profitto se perché voi cacciate le mascherine? Rimettete subito le mascherine per cortesia, perché Elkane gli interessa. Misure di questo genere restringono minimamente l'attività economica. L'atteggiamento di Johnson sembra avere a che fare più con un fattore psicologico. Gli inglesi sono risti alla limitazione della libertà individuale, invece gli italiani sono felici di farsi passare... Come una specie di pacco di pasta da una cassiera, no? per vedere se hanno il codice, timbrano P, passa. Ecco, quindi sono felici gli italiani di essere trattati come se fossero un dentifricio. Alcuni magari vorrebbero pure lo sconto del 30%, però ancora insomma non c'è un QR che aiuta nelle offerte commerciali. Però, ci arriveremo perché vediamo gli italiani sono tutti felici di essere trattati così, di andare in giro con un codice, c'è gente persino che se ne va, e dice: Guardate com'è bello il mio green pass, come godo nel vedere che mi fanno passare, che si accende quella lucina verde e mi danno la possibilità di uscire, perfino di uscire di casa, persino di salire sul treno, guardate come, come sono fortunato! Andiamo a pagina 5. Andiamo a pagina 5, qui all'epoca non serviva il Green Pass per andare, però. Insomma, anche quella era un'atmosfera pericolosa. Quelle del Cavaliere, ci dice Giuliano Foschini, purtroppo non erano vere e proprie cene eleganti. Ecco, lo dice la Cassazione. Se lo dice la Cassazione ci possiamo credere perché noi fino a ieri ci credevamo che erano cene eleganti, invece, purtroppo la Cassazione non ci crede e dice che insomma lì non è che mangiavano solo. Eh. Non erano cene eleganti purtroppo, quelle organizzate dall'allora Presidente del Consiglio Berlusconi erano feste in cui donne si prostituivano. Ecco, Berlusconi, per chi non lo sapesse, vuole fare il Presidente della Repubblica ed è il capo del partito dei moderati. Ecco, quindi eh, chiaramente insomma, queste sono atmosfere tipiche eh, di una forza politica moderata. I giudici della Cassazione la scorsa settimana hanno rigettato l'appello degli avvocati di eh, Tarantini. Ecco, perché hanno confermato la condanna in appello a due anni e dieci mesi, perché queste ragazze, alcune delle quali vicine alla criminalità organizzata, si prostituivano e frequentavano la casa del Presidente del Consiglio. Ecco, l'ennesimo macigno lungo il cammino di Berlusconi verso una sedia da Presidente della Repubblica. Dice, assecondavano il desiderio dell'allora Premier Berlusconi presso le residenze di Palazzo Graziosi, Villa Certosa e Villa San Martino di circondarsi in momento di riporto extra istituzionale di donne avvenenti e disponibili. Ma scusate, ma perché gli dovete riempire le scatole a sto poverino moderato, se semplicemente dopo una giornata a Palazzo Chigi io volevo vedere a voi, tutto il giorno con Dell'Utri, Letta, eh, quell'altro come si chiamava lì, magari Urbani, tutti brutti, no? saranno intelligenti, però non uno la sera dice vabbè adesso... Fate venire la Taddario, fate venire una che balla, fate venire Rubino, non è normale secondo me. Chi doveva vedere Giuliano Ferrara che ballava la lap dance? È chiaro che preferiva le ragazze. Tarantini dice: Si è adoperato a soddisfare le urgenze sessuali perché lui aveva proprio un'urgenza, in codice rosso. Andava a un certo punto e diceva: Non ce la faccio più. Premeva il pulsante, ecco, quello dell'emergenza, appena sentiva un, insomma, un mescolamento interno, premeva il pulsante e l'urgenza la curava Tarantini, ecco, forse non lui direttamente, però insomma, aveva modo di eh, adoperarsi, ecco, per lucrare la sua confidenza e quindi la gratitudine. Eh. Non a caso, il progetto di Tarantini era quello di sfruttare il rapporto di Berlusconi per realizzare la propria scesa economica mediante l'elezione. Ecco, con la L non è, non, non, non è sbagliato. L'elezione a membro. Ora, dico io, Giuliano Foschini: in un pezzo così, dove si parla di queste cose, non puoi utilizzare un sinonimo. Cioè, perché devi dire vuole l'elezione a membro? Non potevi dire a componente. Non era più. Insomma, sempre questo scandalismo che fate. Eh? Comunque, voleva diventare membro pure. Eh, tarantini ma non ce l'ha fatta del parlamento europeo attraverso il coinvolgimento di un giro di commesse pubbliche riferibili a protezione civile e finmeccanica ecco l'ex premier è accusato di aver pagato tarantini perché mentisse ai giudici sostenendo che nelle sue residenze quelle erano solo cene eleganti ecco ma mh, perché non ci credete perché siete complottisti anche voi a repubblica però siete un po' complottisti perché se, se non eravate affetti da questa dietrologia e anche un po' di invidia, perché non dovete credere che sono cene eleganti? Tutte ragazze ben vestite, alcune avevano tre, quattro lauree, c'era pure quella lì, l'igienista dentale, Nicole Minetti, un'altra ragazza delicatissima insomma, per quale motivo non dovete credere che c'era la nipote di Mubarak? Perché non ci credete? Non ci credete semplicemente perché avete l'invidia sociale, in primo luogo. Siete negazionisti, cioè uno che nega che Rubi è la nipote di Mubarak senza avere prove, senza essere stato in Egitto, senza avere chiesto i certificati di nascita. È un complottista. Noi rifiutiamo queste atmosfere, sicuramente siete anche Novax, e invece ci crediamo. Lei era sicuramente nipote di Mubarak. E quelle erano cene eleganti, molto eleganti, elegantissime. Signorili, oserei dire. Andiamo a... siamo tornati dal fatto oggi, perché eh, da quando Conte non c'è più e Draghi lo tratta male, questi sono improvvisamente rinsabiti e ogni tanto scrivono qualcosa di vero. Infatti noi ci siamo emozionati stamattina nel leggere un articolo vero. Ecco, vediamo un po' che dice Marco Travaglio... Eccolo qua, dice AZ pericoloso, ecco non è AZ tartar contro, è AstraZeneca, AZ pericoloso sui giovani, ma per l'alt ci volle il morto. Gli Astra Day, stasera su Rai 3, Report indaga sugli allarmi ignorati. Ora io trovo incredibile, ma davvero incredibile, che dopo tutto quello che è successo, e questa sera Report, con un po' di ritardo, noi lo denunciamo da mesi, però noi siamo complottisti, negazionisti, vabbè, ora sono arrivati pure loro, e quelli del fatto eh, porranno l'accento sulla gravità di quello che è accaduto nei cosiddetti Astradei con AstraZeneca, che, stava so, che veniva somministrato ai giovani in Liguria, nel Lazio, attraverso quegli hub vaccinali, tanto decantati dai giornali che erano dei veri e propri sabba. Dentro queste feste sataniche è morta una ragazza di 18 anni di Sestri Levante e adesso i periti hanno dimostrato che è morta per astrazene, che non come dicevano alcuni banditi in camice bianco perché aveva malattie eh, precedentemente non individuate. Ora, uno come Toti, che era fra quelli che avallava, spingeva la gente a fare queste operazioni di una gravità assoluta, com'è che ancora parla e nessuno gli ha mandato un avviso di garanzia per omicidio colposo, con dolo eventuale? Cioè, uno che invita i giovani a fare delle cose che possono portarli alla morte con una leggerezza tale dall'alto della sua eh, posizione istituzionale che dovrebbe consigliare prudenza. Per quale motivo invece è ancora a passo e la regione non è in galera? Cioè non valgono per lui le leggi, valgono solo per gli altri. Andiamo a pagina 2. Dice in Unione Europea rischi noti da mesi, <coughs> ma il CTS italiano avallò gli Astradei per i giovani. Andate a vedere quante puntate abbiamo fatto noi di Visione TV in quel periodo, marzo-aprile, per denunciare questa ovvietà. Adesso ci arriva a ottobre inoltrato il fatto, meglio tardi che mai. L'articolo è di Alessandro Mantovani, dice AstraZeneca non è più fra noi. Nell'Unione Europea sono attese fino a marzo altre 200 milioni di dosi, ma le regaleremo ai paesi in via di sviluppo. Ecco, gliele regaliamo a loro, tanto se gli pilla loro la trombosi, pazienza, insomma, tanto, e solidarietà, anche questa, ecco, Bergoglio sarà contento. Ai giovani dell'Italia e dell'Unione Europea non conviene dare a AstraZeneca, no, meglio dargliela a quelli del Burundi, perché a loro la trombosi di più, la trombosi di meno. Stasera Report, aprendo la nuova stagione di Rai 3, getta un'ombra sulla gestione della primavera scosta del vaccino anglo-svedese, che prima non si doveva dare agli anziani, poi dopo l'allarme per le trombosi è stato escluso per i giovani. Però vi ricordo che tutti quelli che osavano avanzare una critica, anche delicata, invitavano alla prudenza, ma tuttora che si limitano a porre l'accento su alcune questioni che sono palesemente illogiche, vengono aggrediti come Novax, Nofax, nemici della scienza, persino censurati, a, a, hanno chiuso dei dei canali YouTube soltanto perché si limitavano a dire quello che oggi è accettato tutti, da tutti come verità, ovvero che quella somministrazione di massa per i giovani era assurda e pericolosa. Bastava dire questo per vedersi chiudere il canale. Cioè volevano imporre la menzogna che portava persino alla morte di giovani innocenti con la violenza. E se ne accorgono ora. Il 7 aprile, dopo la sospensione decisa con altri paesi a marzo, anche in Italia AstraZeneca fu consigliato solo dai 60 anni in su, ma ancora dice, il 12 maggio, quando le scorte di AstraZeneca si accumulavano, mentre mancavano Pfizer e Moderna, il Comitato Tecnico Scientifico autorizzava le regioni Liguria e Sicilia visitate da report, ma non solo a fare gli open day con AstraZeneca per tutti gli over 18 volontari, ecco nessuno del Comitato Tecnico Scientifico è oggi in galera nessuno di loro è stato licenziato c'è cioè gente che ha la sulla coscienza, morti morti, non feriti, morti persone morte, per niente, ancora lì non solo non è finita in galera, è solo Galli in galera, ma per altre questioni, non è in galera, è sotto processo, ma per altre questioni, perché è accusato di avere truccato concorsi. Ma di tutti questi altri presunti scienziati dall'etica discutibile, nessuno di loro è stato licenziato, nessuno di loro è in prigione, anzi continuano molti di loro a fare la... Morale, perché questo paese insomma, funziona così. L'11 giugno renderanno vincolante la raccomandazione dopo la morte il 10 della 18enne ligure Camilla Canepa, che ora i periti del PM attribuiscono alla vaccinazione. cioè hanno dovuto aspettare che morisse una povera ragazza, povera, bella ragazza innocente, per, nel fiore degli anni, per rendersi conto che non era corretto gioca far giocare i ragazzi alla roulette russa. Bravi, complimenti. Eh, vabbè, stasera c'è la trasmissione di eh, Ranucci e ci dice eh, il fatto che Ranucci è nel mirino di eh, Malavitosi. Anche perché insomma, stasera tornerà sulla questione di Marco Mancini, l'ex dirigente dei servizi pensionato dopo l'incontro all'autogrill con Renzi. Va bene. Chiudiamo la, la, il controcanto di oggi il primo della settimana. Con, finalmente con una notizia. Dall'alto valore culturale perché eh, era da tempo che io speravo di leggere una notizia del genere. Ogni tanto si legge qualcosa di positivo anche sul eh, giornalismo mainstream. Leggiamo questo articolo. Ecco, Luigi Di Maio ha scritto un libro. Lo ha scritto lui: ecco, non ci sono solo simboli, ci sono parole, ci sono vocali, consonanti, insomma, si susseguono. Eh, delle, dei segni che hanno, danno un senso compiuto alle parole. Si possono ripetere, poi insomma si può utilizzare la voce per ripetere anche la parola scritta. Un libro vero con la carta, con tutto. Lo ha fatto Luigi Di Maio e ci racconta di quando chiese a Sapelli eh, di entrare a far parte della grande squadra giallo-verde dice che non lui Spadafora. Salvini e Giorgetti, ecco, l'uomo ragno invece non c'era, aspettava fuori, erano a colloquio con Sapelli. Ecco, lo sorprese Sapelli perché aveva senso dello Stato, alcuni punti del suo programma economico. Sapelli li accettava, si stavano orientando a scegliere Sapelli. Poi però lui fece una dichiarazione a Radio Cusano Campus e lì si bruciò da solo. E quindi a quel punto venne Conte, ecco, che segnò un gol a porta vuota. Al, al, al suo arrivo in hotel dice che indossava una camicia aveva il primo bottone sbottonato ecco, lì Di Maio ha avuto un sussulto probabilmente se lo ricorda la sua abbronzatura era forte ecco, guardava bene Di Maio decisa, estiva gli conferiva un'aria spensierata veniva dal Circeo o da Gaeta ecco eh, questi dettagli non lo ricorda con esattezza era impeccabile nei modi si pose con noi con umiltà mostrando collaborazione fece breccia anche in Salvini che al termine del colloquio si disse convinto. Guardate che bella ricostruzione, Con un bambino dell'elementare sicuramente sarebbe entusiasta. Dice un suo strettissimo collaboratore si intromise e avanzò il timore che, che poi sarebbe rivelato profetico. Dice Matteo sei sicuro, non è che questo diventa il Macron italiano, ma figurati, ribatte Salvini, in effetti di tutto avremmo potuto immaginare in quel frangente, forché l'ascesa che avrebbe poi compiuto Conte, che comunque di Maio ci fa sapere che era abbronzato, Veniva da Gaeta o dal Circeo e aveva il bottone della camicia sbottonato. Evidentemente ancora non c'era Casalino con lui. L'unica cosa seria che doveva dire eh, Di Maio non l'ha detta, cioè per quale motivo il Presidente della Repubblica impedì a quel primo governo di nominare Sapelli Ministro dell'Economia, però è meglio parlare della bronzatura di Conte che non di temi eh, serie. Vabbè. Cari amici, finisce qui il controcanto di oggi, grazie per averci seguiti in tantissimi pure eh, oggi. Vi ricordo che Visione TV ha bisogno di voi, ha bisogno del vostro sostegno. Potete aiutarci tramite Bonifico, tramite Paypal ai i numeri che la regia ha appena mandato in sovrimpressione. Iscrivetevi sul nostro sito www.visioneTv.it che è diventato un vero e proprio giornale online con aggiornamenti e approfondimenti dall'Italia e dal mondo pubblicati a ritmo continuo. Iscrivetevi anche al nostro canale Telegram e se vi va qui su YouTube possiamo raggiungere i 200.000 iscritti in breve tempo. Grazie a tutti voi, una buona giornata!